Una struttura penitenziaria come il carcere di Augusta non smette mai di stupirci perché dandoci una bella lezione, che in effetti è quella che la riabilitazione passa attraverso delle attività come quella dell'apnea, quindi questo nuovo corso che state attivando, che aveva una fase precedente come apnea a secco e oggi si inaugura ufficialmente in acqua. Sì, è un'attività che è nata passo dopo passo, grazie alla grande professionalità e all'entusiasmo di Patrizia Maiorca, che svolge questa attività volontariamente. È nata come apnea a secco, che già era un'attività sperimentata e inedita nel mondo penitenziario. Poi via via Patrizia è riuscita, non ho capito ancora bene come, ma con il suo grande entusiasmo e con il suo carisma, a procurare questa piscina e abbiamo avviato questa attività che è un'attività, attenzione, che non è ludica, ma è appunto apnea, quindi è respiro, controllo delle emozioni, ed è anche, diciamo, serve a introdurre un momento di naturalezza nel carcere, che è fatto di nel quale mancano tante cose. Ecco, noi cerchiamo di evitare lo stereotipo del carcere come lager o come hotel a 5 stelle. Cerchiamo di fare in modo che sia pena, però che non sia allontanamento dalla società e privazione di tutto.